Salve a tutti strambati e benvenuti in questa nuova toy review di Celestia, che non è mia, è di Greta, che ora si chiama Wild Horse, che è la mia migliore amica, come ho detto nel video della mia BP, e che dovremmo trasformare nella sua BP. Ma io prima gli ho chiesto se la potevo recensire. Non guardate lo sconto del 30% che c'è da... Io l'ho levato, non ti preoccupare. Peccato. Che dal 20,90€. Che da 20,90€ è costata 14€. No, 17. 17€. E basta. Allora, presentiamo la scatola. Allora, qua c'è la scritta Pop, Pony Pop, My Little Pony Pop. Lo sconto del 30%. Qua c'è scritto Princess Celestia. Con sempre qua le onde, nuvole. Più di 5 anni. Tu quanti anni hai? 4. Sì, certo. Io ne ho, non ve lo dico, perciò dico arrangiate, ma ne ho più di 5. Qua c'è il logo della Hasbro, qua come dovrebbe venire, qua come dovrebbe venire pure. Giriamo la scatola. Che fra l'altro poi di spiego si vede così. Poi qua c'è il gancetto su dove si appende. Allora, qua sempre come si unisce, poi due si unisce la criniera e poi tre l'altra criniera. Poi sempre qua il pennarello per colorargli tutte le cose. Qua c'è Fluttershy, non capisco il perché. No, non è Fluttershy, è un mischio tra tutte le possibilità come decorarlo. Con Fluttershy e cosa? Qua c'è Fluttershy. No, ha il corno. Non ha il corno Fluttershy. Non ce l'ha? No, non, qua non ce l'ha il corno, a meno che non gli è sparito ed è diventata gialla Celestia, non saprei. No. E c'è il cutie mark delle farfalle, poi qua le varie scritte. Attenzione, attention, apsupda, yabara. Poi c'è qua opozorneni, no. Poi qua altre varie scritte. Eak. Una specie di cosa? Onda. Poi qua c'è scritto C-Euro, boh, qualcosa dell'Unione Europea. Qua il codice a barre, il logo della Hasbro, un leone. Un leone? E il riciclaggio. Sì, qua c'è un leone. Ah, boh, ok. Ora l'apriamo. Forse se lo apri devi farti entrare perché c'è un leone. Già, ora la apro e vediamo quello che c'è dentro. Tipo dopo secoli dei secoli sono riuscita a togliere lo scotch. Ora ve la apro proprio tutta. Allora, questo, beh, lo tengo, pure il cartone. La mia amica mi ha detto che lo posso tenere, perciò me lo tengo io. Guardate quanto sono brutta, bella, non lo so, strana dietro il vetro. Sì, certo. Perciò, mamma. E poi devo aprire anche l'altra. Allora, è il coso degli adesivi. Allora, qua c'è la corona con i capelli, quella finta di panno per pulire. Poi qua c'è l'altra, la coda. Qua c'è un pennarello per dipingere il sole, eccetera, eccetera. L'altra coda finta, le ali. Qua una parte di Celestia che non ha il corno, qua c'è l'altra parte che ce l'ha, le ali e basta. Poi qua c'è il cartone con tutti i cutie marchi e anche il foglietto. Lo vuoi? Il foglietto non lo voglio comunque. Vediamo. Il foglietto di attenzione. E poi c'era pure il coso dove ci sono gli adesivi che a forma di pony. Me lo posso tenere? Gli adesivi, il coso a forma di pony. Sì. Ok, grazie. Ma ora sì, forse anche se vuoi. Grazie. Posso tenere pure il pennarello? No. Ok. Quello mi piace. Ok. E ora tiriamo fuori Celestia che sta chiedendo aiuto. Aiuto. Aspettate, ieri sera non l'ho presa perché non l'ho aperta perché dovevamo fare il video. Giustamente. Aiuto! Questa è la plastica vuota, ora vi faccio vedere i pony. Allora, qua c'è la corona. Qua la corona con... che intanto è molto spessa, poi ci sono capelli che
sono capelli, poi qua c'è la coda di dei capelli. La coda dei capelli. Vabbè, lascia stare, che è tutta ricciolo, ricciolo. Poi c'è un pennarello per con la gomma di telefoni per colorare questi soli e questo rombo di sopra. Poi qua c'è la criniera finta del panno per pulire, con la corona fatta sempre con il panno per pulire. Scusami una cosa, gradate. Dicevo. E la criniera finta con qua il diamante. Finto. Di finto, sempre stampato. La coda finta a vari strati, eccetera, eccetera, che c'ha lo strato con la criniera rosa, lo strato con la criniera viola, quello azzurro. Poi c'è pure il pennarello, come ho detto, con scritto 4-2 e 4-5-1. E poi c'ho qua il numero di telefono. Può essere la parte destra, no, sinistra di Celestia, che ha il corno, questa qua destra che non lo sa, che non lo ha. Le ali che sono più spesse e rigide, sì, stranamente. Ma l'altra ala sarebbe la coda di Celestia. Può essere. E qua l'altra ala. Ora lo uniremo. Ok. Ora noi lo uniamo. Hanno suonato al coso, ma io me ne sbatto. Non si unisce così. Me ne sbatto. Hanno suonato al coso? Sì, ma non si unisce così. Prima devi incastrare la coda della crina. No, poi si incastrano. Ah, ok. Tanto che è enorme ed è pure abbastanza pesante rispetto al mio la mia minuscolissima Rainbow Dash, che è leggerissima, ha le ali fragilissime, è caduta, forse morta, può essere, eccetera eccetera, non importa. Così, che poi questa Celestia la dovremmo dipingere per fare Wild Horse, che è il giocattolo della mia amica. Poi, allora, mettiamo prima la coda, però quella vera, quella dovrebbe essere vera. Sì, sì. E allora si mette, si dovrebbe mettere così, probabilmente, molto probabilmente, sì, sì, in teoria. Sì, sì, così. Ecco, e questa è la Celestia con la criniera normale. Ora mettiamo quella finta, quella che io chiamo finta, con il panno da cucina. Ma è veramente finta. È veramente finta, iniziamo sempre dalla coda. Ecco, ed ecco, più o meno fatto. Scusate se ho inquadrato il mio piede. Non vi piace? E comunque, ecco, ed ecco qua Celestia con la criniera finta. Mamma mia, è bruttissima. Già. Mi sa che gliele rimetteremo quella. Sembra che è una cresta. Ecco, sembra che è una cresta. Però si dà il caso che Celestia non ce l'ha. Perciò noi ci rimettiamo. Minuto. È sua sorella Silvia. Come era che siamo rimessi? Lo sanno. Greta è mia sorella. Poi sì, vogliamo i sofficini per pranzo. Sì, papà, pure Greta. Ecco. No, si chiedeva se avevo registrato pure quando era. E comunque questa è Celestia in versione bellissima. È Pony Pop. Pony, sì. Pop, però sì, ha sempre il suo fascino, che poi è più grande dei pony normali, normalissimi. Però vabbè. E comunque io vi saluto. E dammi il telefono, per favore, che faccio. Io vi saluto. Lasciate un mi piace. E commentate, iscrivetevi al canale. Ciao, ciao Celestia. Celestia vi dice addio, è caduta, vabbè, fa niente. Ciao, alla prossima volta.